già finita. Però spero che delle cosine che sono riuscita a tenere da parte ve ne piaccia qualcuna. Ho tenuto da parte le cose che facciano dei rumorini più carini. E allora vi faccio vedere questi, che sono i biscotti che prende sempre mio papà. Sono tipo gli Oreo finti. Ma io non li ho mai mangiati, quindi non so dirvi se sono buoni o meno. Penso di sì, perché mio padre li compra ogni volta che va alla Lidl. Poi, questi li ho comprati per me, perché ne sento parlare da anni, e sono le gallette di riso con sopra il cioccolato. Hanno il packaging in plastica, quindi fa dei suoni buoni. Queste non le ho ancora mai mangiate perché volevo tenerle da parte per farvi il video, quindi non so ancora se siano buone o meno. Sempre mio papà si è preso questo succo di ribes nero, mirtilli neri e cranberry, che in verità non ha zuccheri, è 100% frutta, quindi dovrebbe essere molto sano, penso di sì. Oddio, ha degli zuccheri, però penso siano quelli della frutta, perché negli ingredienti non c'è. Io non l'ho mai assaggiato, però. Ho visto che a tante persone piace questo trigger, che è tipo sticky fingers. Non so, fatemi sapere se vi piace. Sicuro con questa bottiglia viene bene. Per me ho preso, e uno l'ho già mangiato, questo yogurt alla fragola senza lattosio. Io non sono intollerante al lattosio, però mi viene mal di testa tipo se bevo il latte. Infatti ormai bevo latte vegetale da 10 anni, penso, e quindi quando vedo le cosine senza lattosio le compro sempre con piacere. In più questa è in sconto. È buono, non il mio preferito, però se c'è qualcuno di intollerante al lattosio che cerca uno yogurt, va bene questo. In più io lo yogurt non lo prendo mai coi pezzi, quindi ho sempre poca scelta. Poi questi di sicuro non sono sani, ma mi piacciono, sono i Knederli. La Lidl ha questa linea tedesca ogni tanto, si chiama Alpenfest, e sono i Knederli di pane. Li hanno anche con la carne, io li prendo senza carne, e sono molto buoni. Però non ci sono sempre, quindi li ho visti e li ho comprati. Dopodiché ho comprato un pacco di pasta. Questi sono i rigatoni trafilati al bronzo, sono buoni, non è che io sia un'esperta di pasta, della linea Italiamo, che è una linea veramente buona, se non avete mai acquistato niente vi consiglio di provarla.
Mio padre ha preso due scatole di cereali, questi qua, che sono molto buoni. Sono, mi sa, integrali, sì, al 50%, con le scale di cioccolato. Questi sono veramente buoni, non li mangio quasi mai, ma ve li consiglio molto. Ve li faccio vedere bene. E poi ho preso questi che sono meno sani, ma penso molto buoni. Non li ho ancora provati. Sono tipo i Choco Crave finti. Assaggiamone uno. Non mi fanno impazzire. In più hanno l'olio di palma, che non so se non va più tanto di moda, quindi non so se vi interessa, ma ve lo dico. Lui li mangia a colazione tutti i giorni e quindi se li ha comprati. Ultime due cose, come vedete questa è già andata giù, e questo è un patè di olive verdi, sempre della linea greca, che ogni tanto fa la Lidl. Non è buonissimo, non mi ha fatto impazzire, mentre invece è molto buono il patè di olive nere della Italiamo, però non c'era, quindi non l'ho potuto comprare. Ci fosse stato l'avrei preso. E invece, sempre della Italiamo, prendete le olive taggiasche denocciolate, sono una bomba, sono buonissime, ottime, hanno un costo assolutamente contenuto. Quindi io ve le consiglio. Dunque, questo era un video molto breve, però diciamo, era un primo tentativo di svuotare la spesa. Fatemi sapere se i video così vi piacciono e noi ci vediamo presto con un nuovo video.